con Andrea Marchisio qui il libero della Juaso Batteri Grottazzolina. Questa sera non avete raccolto punti, comunque è stata una grande battaglia. Che partita è stata? Sì, è stata una battaglia, se togli il primo set a punto, ma lo sapevamo prima di venire qua che loro in casa giocano bene, hanno vinto 3-0 con Milano non a caso. Sapevamo che era una squadra tosta e non mollava, che batteva forte, l'hanno messo, hanno giocato così per tutta la partita. Noi siamo stati bravi nel secondo e nel quarto, il quarto peccato, qualche episodio in cui non siamo stati attentissimi, altrimenti potevamo andare al tie break e poi comunque era almeno un punticino che avevamo portato a casa. Che ambiente hai trovato qui? Grottazzolina è comunque un ambiente molto caldo, ma penso tu abbia trovato altrettanto caldo qua a Taranto, il Palamazzola. Sì, sì, ma lo sapevamo che qua è un palazzetto con dei tifosi molto calorosi e si fanno sentire, ma adesso ovunque tu vada a giocare in trasferta trovi palazzetti così. Taranto è un bel palazzetto, un bel pubblico e quindi si sono fatti sentire per tutti i quattro set. Quali sono i prossimi obiettivi della Juaso Batteri? Adesso ci aspetta un trittico di partite non facilissimo. Il nostro obiettivo è provare a battagliare tutte le domeniche, provare ad accumulare più punti possibili in giro per il campionato e poi in casa le partite che contro le diretti concorrenti provare a fare i colpacci. Quindi vedremo già sabato prossimo come andrà. Grazie. Grazie a voi.